apre con la conclusione alta di Rosi in rosso-blu il match tra Geotermica e Fratres Perignano. Un paio di minuti e all'ottavo è Falchini, servito da Puccini per i padroni di casa, ad impegnare senza successo Colucci tra i pali. È un botta e risposta tra le due formazioni in campo. Al 17° Bettarini raccoglie con tranquillità una conclusione in acrobazia di Rosi per il Fratres. È alla mezz'ora quando Falchini per la Geotermica si invola verso la porta difesa da Colucci, ma il tiro è impreciso e scorre sul fondo. Al 37° vicinissima alla rete la formazione di Cristiani. È però Bettarini, con un colpo di reni, a respingere l'incornata di Sciapi. Sul finale di primo tempo, ultimo squillo a favore dei padroni di casa, con la conclusione di campo respinta con i pugni da Colucci. Ottimo avvio di secondo tempo per il Fratres Perignano. Al 47° dagli sviluppi di un calcio d'angolo è Sciapi a colpire clamorosamente la traversa. Risponde al 69° la Geotermica, con la punizione disegnata da Cacciò e respinta alla bandierina da un attento Colucci. Ed è proprio dagli sviluppi del calcio d'angolo, per i padroni di casa, al 77° riescono a passare in vantaggio con il tap-in vincente di Pascia, pronto e attento a respingere in rete la respinta di Colucci su Cacciò. Al 90° la Geotermica ha l'occasione di chiudere la partita, ma il colpo di testa di Pascia finisce al lato dello specchio della porta. Il Fratres non sta a guardare e al 93° conquista il meritato pareggio. Dalla bandierina è Arvia a favorire il colpo di testa di Mancini prima e il tocco vincente di Sciapi poi. I minuti scorrono veloci, ma le due formazioni in campo hanno ancora qualcosa da mostrare. Al 94° è Pellegrini a fallire clamorosamente il gol del vantaggio per la Geotermica. Dall'altra parte del campo è invece Tarai, in leggero ritardo sulla sponda di testa di Sciapi, a mancare la zampata dell'1-2. Pochi secondi restano da giocare, ma la beffa è dietro l'angolo per il rossoblù di Cristiani. Al 97° è bravo infatti Pellegrini per la Geotermica a battere Colucci nell'1-1 per quello che varrà la rete della vittoria.